Benvenuti alla quarta lezione. Oggi parliamo della scelta dell'agenzia, quindi puntatona perché mi sommergete sempre di domande riguardo all'agente, come sceglierlo, come contattarlo, eccetera, eccetera. Io so che fate degli errori piuttosto comuni, cioè tutti fate gli stessi errori. Quando siete sprovvisti di agente, invece di andare a cercare quale potrebbe essere l'agenzia migliore per voi, cercate semplicemente su internet, digitate agenzie e attori, vengono fuori 5, 6, 7, 8, 20 agenzie. E a quelle mandate, senza magari guardare bene sul sito che tipologia di attori hanno o che agenzia è. Ed è un errore anche abbastanza forte, nel senso che voi non potete sapere nello specifico come lavori quell'agente, però sappiate che ogni agenzia è diversa dall'altra. Non sono tutte uguali le agenzie, quindi magari rischiate anche di mandare il vostro materiale ad un'agenzia che non vi risponde perché non è interessata proprio ad un attore del vostro livello, oppure ha già degli attori simili a voi, sia fisicamente che come livello attoriale, oppure ha già tantissimi attori e quindi aggiungerne un altro o altri non ce la può fare. Sono tantissime le dominanti da valutare. Allora, quindi innanzitutto cercate di sceglierla l'agenzia. Quando compaiono su internet gli elenchi delle agenzie, le prime che compaiono ovviamente sono quelle più famose. Le agenzie più famose di rado prendono qualcuno che si autopropone, ma proprio quasi mai. Perché? Perché hanno già dei nomi belli importanti, seguono già loro e magari non sono interessati alle nuove leve, semplicemente questo. Oppure hanno un livello abbastanza alto e prendere qualcuno che non ha mai avuto un'agenzia significa che magari non ha avuto delle esperienze abbastanza forti perché magari lavorano esclusivamente per proporre protagonisti. E magari voi non siete ancora pronti per questo, perché c'è anche da valutare la vostra preparazione. Ovvio, ognuno di voi si sente il migliore sulla faccia della terra, questo proprio sempre, avete un ego spropositato, però in realtà non è così, cioè sappiate che avete una concorrenza enorme, gli attori nella sola città di Roma sono migliaia di migliaia e io ne conosco a migliaia. E fate tutti l'errore di sentirvi già, non dico arrivati, ma comunque ad un certo livello, quando in realtà non è sempre così. Cercate di essere molto autocritici in questo, già dalla scelta dell'agenzia. Quando vi proponete, scrivete anche l'email di accompagnamento, no? Ovviamente. Molte volte le email che mandate agli agenti sono anche quasi le stesse che mandate a noi casting, perché vi proponete, allora dite, vabbè, una roba vale l'altra, cambia soltanto il nome all'inizio e il testo rimane uguale. Non fate così per due motivi. Uno, allora, tra casting ci si parla, tra agenti si parlano. Quindi dopo un po' che mandate in giro sempre la solita manfrina, uguale a tutti, ci fate A, una figura di cacca, B, non vi sta neanche a leggere nessuno perché sono sempre le stesse cose che scrivete. Allora, visto che si sa che state mandando un'email per proporvi, per entrare in agenzia, bastano veramente 3-4 righe essenziali, dove la forma deve essere di cortesia. E non deve essere lunga chilometri, nel senso è inutile che raccontiate tutta la vostra vita, è inutile che facciate i poveri cristi, ah, ma non mi ha mai voluto nessuno, ma è il sogno della mia vita, quindi per favore mi prenda, melodramma, così facendo date troppa responsabilità a questa persona che non si vuole caricare, no, di questo, è lavoro. E quindi professionalmente semplicemente vi dovete proporre. Se poi a questa persona
piacete, è possibile un incontro o comunque entrare direttamente in agenzia, altrimenti è possibile un no. E questo non vuol dire che voi non avrete mai un agente. Le cose si fanno con calma e sicuramente ragionandoci molto su, non sparando a caso 4-0 così. Allora io vi esorto anche a chiedere consiglio ai vostri colleghi. Allora, abbiamo detto che siete a migliaia soltanto a Roma, figuriamoci in tutta Italia in quanti possiate essere. Io non ci credo che non possiate parlare tra di voi e consigliarvi tra di voi. Qualcuno la gente già ce l'ha e quindi può consigliare ad un altro che non ce l'ha, vieni con me, oppure no, non venire con me perché non mi trovo tanto bene, anch'io vorrei cambiare. Insomma, parlatevi un attimino tra di voi, perché io non ci credo che poi possiate essere così spiazzati davanti alla ricerca di un agente. Altra cosa importante, il primo agente di voi stessi siete voi. Quindi poi faremo anche quest'altro discorso, penso nella prossima puntata, nella prossima lezione, perché alla gente date sempre molta responsabilità, in realtà non sempre è così, quindi andateci piano anche sul fatto, ah no, non mi fa lavorare, lo voglio cambiare, date tempo al tempo, perché gli agenti se vi propongono il loro lavoro l'hanno fatto. Se vi propongono e il casting non vi sceglie, la gente non ci può fare niente. Quindi semmai appunto chiedete un resoconto di quello che fanno mese dopo mese, due mesi ogni due mesi, non lo so di dove vi ha proposto, giusto per sapere appunto che lavoro è stato fatto su di voi. Però non date tutte quante colpe addosso agli agenti, perché non è così che funziona, ma poi ne parliamo meglio. Quello che vi posso consigliare è appunto come scrivere, per esempio, la mail di proposta. Allora, innanzitutto partiamo dall'oggetto della mail. L'oggetto può essere semplicemente proposta, attore, attrice, per entrare in agenzia, oppure curriculum vitae, il vostro nome e cognome, oppure materiale, il vostro nome e cognome. E poi scrivere appunto queste famose due righe, che vi esorto ogni volta a cambiare. Cioè, innanzitutto decidete di avere di scegliere un agente, ok, mandate una mail ad un'agenzia, non fate che ho 40 agenzie, adesso a tutte 40 mando la stessa mail in contemporanea. È un errore, non lo fate, anche perché si rischia di non capirci più niente quando gliel'ho mandata, perché questo chi è, non va bene. Una cosa alla volta, date tempo al tempo, quindi aspettate semmai due settimane. Se non rispondono entro due settimane, allora passate alla prossima agenzia, ma non mandate tutto insieme. Non è che si risparmia tempo, in questo modo si sprecano delle occasioni, perché poi tra l'altro mandate lo stesso testo a tutte. In realtà, come abbiamo detto, ogni agenzia è diversa dall'altra, quindi nella mail stessa spiegate perché avreste il piacere di entrare in questa agenzia, perché questo denota proprio una scelta ponderata che voi avete fatto. Se no una vale l'altra, se no uno può pensare, vabbè, se non ti piglio io, tanto ti piglia quell'altro, per te siamo uguali, invece no, non devono pensarlo questo. Devono pensare che voi siete un professionista che ha visto come lavora quella gente, ha visto che tipologia di agenzia ha e sarebbe interessato ad entrare. Questo è un passo bello avanti rispetto a uno che manda 4-0 a chiunque il proprio materiale, no? Ecco, chiedete magari anche la possibilità di un incontro, perché magari vi mettete in gioco voi stessi, cioè mi piacerebbe fare un provino, no? Per farti vedere che cosa so fare. Nel caso non fosse possibile, ti mando subito il link a questi miei video. L'abbiamo detto la volta scorsa, canale YouTube, mettere il link, così anche la gente ha a disposizione i vostri video per giudicare la vostra preparazione. Grazie per l'attenzione, arrivederci, spero il suo riscontro, nome, cognome, numero di telefono, così se vi vuole subito contattare, vi chiama subito o vi risponde comunque alla mail. Fine.
Questa è la mail da scrivere, niente di che, niente di fantascientifico, però vi suggerisco di fare così, almeno venite letti, perché se vedono già la mail lunga un chilometro, manco leggono, forse guardano le fotografie. Quindi si spera che dopo aver seguito queste lezioni sul vostro materiale, voi possiate farvi avanti sia per la ricerca di un agente, sia per cambiare agente, questa sarà la prossima lezione, sia per farvi avanti con i casting. Per aiutarvi ancora di più, negli appuntini che potete scaricare, sempre metto qua sotto il link dove potete scaricare gli appunti, vi ho preparato una lista di agenzie. Questo è un regalo enorme, questa lezione saliranno gli ascolti a botta, perché questa è una selezione di agenzie che di solito non vengono fuori quando fate la prima ricerca, quindi magari manco le conoscete. Non vuol dire che non sono agenzie in grado di poter lavorare, anzi, perché se le conosco io casting director, vuol dire che con queste persone io ci lavoro, quindi ve le posso consigliare, perché non si tratta di Carolleghi, non si tratta di TNA, non si tratta di CDA, non si tratta di quelle agenzie mega galattiche che raramente possono rispondere. Questi possono rispondere, non garantisco, perché ovviamente sta a loro decidere se siete giusti per l'agenzia, perché poi ovviamente è una scelta soggettiva anche per quanto riguarda gli agenti, che devono fare anche loro le loro scelte, giustamente. Allora, mi raccomando, questo è l'ennesimo regalone, fatene buon uso e fatemi sapere se sono stata utile, se grazie ai miei consigli riuscite a trovare finalmente il vostro agente in questo momento che è veramente veramente difficile e tutti state cercando un agente e siete in tanti a non averlo. Va bene, alla prossima e grazie, ciao!